Ancora il territorio di Valdobbiadene con terre, sapori e vini, ma questa volta, amici cari, vi invito veramente a stare con noi perché abbiamo una chicca unica. Sono con Cesare De Stefani e questo signore si è inventato un qualche cosa di, a mio giudizio, e mi consenta di dirlo, meraviglioso, l'osteria senza oste. Vuoi spiegare, Cesare, che cos'è l'osteria senza oste? L'osteria senza oste non è un'attività, non è neanche un'iniziativa commerciale, ma è nata da un'emozione. È proprio da un'emozione. E cosa vuol dire un'emozione? È che un giorno io da anni ho questa proprietà e quando ero qui ho provato a immaginare quale poteva essere l'emozione, la sorpresa, la gioia e anche il racconto che potevano poi fare le persone trovando in questo vecchio casolare il Prosecco, il Cartizze, il Valdobbiadene di OCG di questo territorio e poterlo assaggiare e degustare senza che nessuno glielo servisse, ma in totale autonomia, trovando il vino e i bicchieri sul tavolo di una cucina con la porta aperta. Se ho ben capito, io arrivo qua, entro nel vecchio casolare, trovo da bere, ma trovo anche da mangiare, perché trovo il formaggio, trovo il salame, trovo il pane, cioè mi servo, mi faccio da solo praticamente lo scontrino fiscale, perché comunque bisogna stare alle regole, e poi mi godo il panorama, che siamo, insomma, questo è un anfiteatro naturale da urlo. Sì, in effetti il cibo è arrivato molto dopo perché, come ripeto, come ho detto prima, questa è stata un'emozione che io ho provato a immaginare avrebbero vissuto le persone che arrivavano qui in questo anfiteatro naturale del Valdobbiadene di OCG. E poi appunto trovando dei bigliettini di carta sul tavolo dove apprezzavano questa possibilità, ho cominciato, io che sono produttore di salumi, a mettere qualche salame e a prendere il pane fresco al mattino in panificio, e io più aggiungevo le cose, quindi poi ho aggiunto il formaggio, le uova soda, e più le persone mi lasciavano delle dediche, io attraverso le dediche poi trovavo gli spunti per aggiungere le cose. Per quanto riguarda il vino fresco, avete messo un distributore proprio in mezzo alla vigna. Sì, anche quella è stata un'idea, un'intuizione, anche quella è un'emozione. Io vivo molto di emozioni e poi osservo anche le persone e ho capito che il bello della vita è sapersi emozionare, e quindi il bello della vita è anche creare le emozioni verso agli altri. E quindi l'idea di far sì che le persone camminando nella vigna arrivassero in un punto dove un frigo distributore gli facesse trovare il vino fresco con i bicchieri e assaggiare proprio in mezzo alla vigna il prodotto che viene qui. Guardate, amici cari, che è un'idea veramente geniale. Tu hai già preannunciato, hai già detto che produci salumi, perché io volevo dirti, ma insomma, se l'osteria è senza oste, tu nella vita che fai? Insomma, ti godi il panorama. Sì, no, in effetti la mia professione principale, ho un'azienda dove produco salumi, ho un numero importante, insomma, certo, discreto perlomeno di collaboratori, mi occupo anche in parte della produzione del vino, quindi questo per me è effettivamente solo ed esclusivamente una passione, un hobby e una condivisione con gli altri di questo luogo che anni fa ho avuto la fortuna di acquistare e che mi piace condividere con le persone, con i turisti.